Oggi molti pensano che Halloween sia solo un'americanata. In realtà ha origini più profonde. In generale si fa risalire questa festa ad una tradizione cattolica dell'Irlanda celtica. Sanciva la fine dell'estate e veniva chiamata Samhain. La parola Halloween deriva dalla frase All Hallows Eve, ovvero la notte di ogni santi. Si pensava che il regno che divide i morti da quello dei vivi si facesse sempre più sottile, finché i morti potessero tornare sulla terra per possedere i vivi. Per questo ci si travestiva in modo spaventoso, per sfuggire alla possessione degli spiriti. La tradizione di intagliare le zucche si deve alla famosa leggenda di Jack O'Lantern. Un fabbro che grazie alla sua astuzia, in cambio della sua anima, riuscì a trasformare il diavolo in una moneta per un'ultima bevuta. Jack mise il diavolo nel suo borsello accanto ad una croce d'argento, così da non potersi ritrasformare. In cambio della sua libertà, questi gli promise che non avrebbe preso la sua anima per 10 anni. Trascorso questo tempo, il diavolo si presentò di nuovo a Jack, che lo truffò di nuovo e in cambio della libertà, il diavolo gli promise il risparmio dalla dannazione eterna. Finché, quando Jack morì a causa dei suoi innumerevoli peccati, venne rifiutato non solo dal paradiso, ma anche dall'inferno. Questo, purtroppo, lo costrinse a girare per l'eternità senza alcuna meta. Il diavolo gli lanciò un tizzone ardente per illuminargli il cammino. Jack lo mise all'interno di una rapa per farlo durare di più. Da qui prese il nome di Jack O'Lantern. Si passò poi alla zucca perché gli immigrati irlandesi, fuggiti dalle loro terre per una carestia, arrivarono in territorio americano, luogo in cui non trovarono rape così grandi da poter essere scavate.
Nel Medioevo, per ogni santi, si usava preparare la soul cake, la torta dell'anima, fatta di pane decorato con uva sultanina e ribes. Per tradizione, i bambini giravano di casa in casa chiedendone una fetta. Per ogni pezzo ricevuto dovevano dire una preghiera per l'anima di un parente defunto. Questo l'avrebbe aiutato ad uscire dal purgatorio per andare in paradiso. Da qui nasce la tradizione del trick or treat, dolcetto o scherzetto.